sono Giulia Rampini, mi occupo della comunicazione digitale di Parmigiano Reggiano e oggi sono qui per parlare del nuovo progetto di e-commerce di shopparmigianoreggiano.com. Diciamo che per noi era un'esperienza nuova. Come ho detto sul palco, il fatto di essere qui come consorzio di tutela a parlare di un progetto di e-commerce è un fatto straordinario, perché l'e-commerce esce da quelle che sono le attività normali di un consorzio di tutela. Mi ha fatto però molto piacere perché mi ha dato la possibilità, ho conosciuto molte persone in platea che hanno lo stesso obiettivo, cioè quello di unire diverse realtà in un progetto comune di e-commerce, quindi di creare un sistema che può portare vantaggi e valori facendo l'unione. È stato molto interessante partecipare perché innanzitutto mi ha dato la possibilità, anche in questo periodo non è scontato, di dare un volto e di conoscere anche alcune realtà, altri relatori che fanno parte di altre realtà che collaboravano già al nostro progetto di e-commerce, e allo stesso modo di scambiare informazioni anche con i professionisti che sono qui, che partecipano al corso, perché molti magari sono già del settore, quindi utilizzano questo corso per approfondire e migliorare le proprie conoscenze, ma molti altri sono qui proprio alla ricerca di stimoli, hanno sete di conoscere esperienze diverse per arricchire la propria. Lo consiglierei a diversi livelli, a chi ha passione per questo mondo, quindi magari anche allo studente che vorrebbe farlo come mestiere e che qui ha la possibilità di imparare, ma allo stesso modo di interfacciarsi con le aziende e quindi con chi poi un giorno potrebbe fornire sbocco lavorativo. Allo stesso modo con i professionisti che già si interfacciano all'e-commerce o che devono accompagnare la propria azienda in questo mondo. E lo consiglierei anche alle aziende proprio solo come interscambio per conoscere altre realtà, perché dalla conoscenza reciproca esce sempre qualcosa di buono.